Presidente, colleghi deputati, premetto che non intervengo in quanto donna, ma è lungi da noi l'idea che di parlare di politiche rivolte alle donne debbano essere solo quest'ultime, ma intervengo in quanto persona che ha avuto determinate esperienze e quindi può affermare con una certa sicurezza quanto segue. Quella della doppia preferenza di genere è una norma che a noi del Movimento 5 Stelle lascia del tutto indifferenti. Del tutto indifferenti, perché non abbiamo mai avuto bisogno di una legge che mettesse donne in Parlamento, noi ne siamo la prova, perché, e qua vengo, in un sistema orizzontale dove non esistono capi di partito, dove non esistono equilibri di potere, dove non esistono segretari, dove non esistono occasioni o riti del ero al posto giusto al momento giusto, o dove non esiste la fortuna di essere riusciti a farsi notare dal capo di turno, ma esiste solo la possibilità di candidarsi per tutti e per tutte senza nessuna distinzione, in questo sistema emerge il merito, e il merito non è né donna né uomo. Non c'è bisogno di leggi che garantiscano a noi donne un posto in prima fila. La collega Rai ha fatto bene a citare l'articolo 3 della Costituzione, perché effettivamente la nostra Costituzione è meravigliosa, perché dice che tutti i cittadini sono uguali e hanno pari dignità di fronte alla legge, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, ed è un passaggio fondamentale non di garantire ma di rimuovere gli ostacoli. Tutti i cittadini hanno la stessa dignità, e quindi questo disegno di legge non introduce l'uguaglianza. L'uguaglianza è già garantita dalla nostra Costituzione. Anzi, direi il contrario, nel senso che il disegno di legge non è proprio rivolto, secondo me, ad introdurre l'uguaglianza. Allora noi qua dobbiamo ragionare su qual è l'ostacolo. L'ostacolo qual è? Che la gente non vota le donne? Io non credo che l'ostacolo sia questo, altrimenti non si spiegherebbe perché noi del Movimento 5 Stelle, che abbiamo lasciato i cittadini liberi di scegliere i loro rappresentanti, rappresenti oggi il 40% delle donne in questo Parlamento, il 40% delle donne al Parlamento nazionale. E il fatto che, per esempio, le donne siano le più votate nelle nostre file in Sicilia, o il fatto che addirittura più del 50% dei capolista alla Camera e al Senato erano donne. È evidente che l'ostacolo è un altro, l'ostacolo non è che la gente non vota le donne, l'ostacolo purtroppo è ben più radicato ed è di tipo culturale. Se i partiti vogliono che ci siano più donne in Parlamento, come ne mettono il 30%, ne possono mettere il 50%, ne possono mettere il 60%, ne possono mettere il 70%. Mettetele, che i vostri capi le mettano, e vedrete che la gente le voterà, se hanno meriti e se non sono solo burattini messi là perché fa comodo, se sono competenti e motivate. Dicevo, il problema è ben più radicato, è un problema culturale. Se vogliamo risolverlo, non introduciamo una legge, perché non si può risolvere con una legge ciò che non riusciamo ad affrontare col buon senso. Se vogliamo risolverlo, rimuoviamo gli ostacoli. Gli ostacoli quali sono? Per esempio, l'allattamento. Noi qua abbiamo la prova vivente del fatto che una donna con un bambino piccolo ha serie difficoltà a fare politica, e allora creiamo delle nursery, creiamo dei posti accoglienti, delle stanze, non ci vuole molto, in cui le donne che fanno politica possano tranquillamente allattare e poi tornare a fare il proprio lavoro. Cerchiamo più che altro di creare dei servizi
alle famiglie e non alle donne, alle famiglie che hanno bambini e all'interno delle quali uno dei due genitori sceglie di fare politica. Rendiamo per esempio obbligatorio il congedo parentale anche per gli uomini, in modo tale che se una donna decide di fare politica, anche l'uomo si può mettersi in congedo parentale e quindi la donna può occuparsi di politica e non deve pensare ai figli, alla famiglia o peggio ancora al marito. Io concludo dicendo che ci riserviamo di valutare bene questo emendamento e questo disegno di legge anche alla luce delle pericolose derive che può avere. E concludo citando una scrittrice attivista del movimento femminista americano, Betty Friedan, che dice: una ragazza non dovrebbe aspettarsi speciali privilegi per il suo sesso, ma neppure dovrebbe adattarsi al pregiudizio e alla discriminazione. Deve imparare a competere, non in quanto donna, ma in quanto essere umano.